L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti della Fondazione Ugo Bordoni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G e alla gestione dei big data. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ne dispongo pertanto l'attivazione. Ringrazio Antonio Sassano, Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, per aver accettato l'invito della Commissione e gli do la parola per lo svolgimento della sua relazione. Ho preparato una relazione completa che dovrebbe essere agli atti perché l'ho consegnata ieri e adesso viceversa volevo essere, intanto ringrazio il Presidente, gli onorevoli deputati per l'interesse nel punto di vista della Fondazione Bordoni su un tema così importante come quello che state affrontando e rilevante per il Paese come quello che state affrontando in questa indagine conoscitiva. La Fondazione Bordoni, due parole, è una istituzione di alta cultura e ricerca riconosciuta come tale e posta sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico dalla legge 3 del 2003. È nata nel 1952 in seno all'allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e coadiuva attualmente il MISE e le altre pubbliche amministrazioni nella soluzione di problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio. È sottoposta a una governance di nomina pubblica. Quindi un membro del Consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente del Consiglio e due sono nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico, uno dei quali sentito il Presidente dell'Agcom. L'obiettivo della mia introduzione è quello di segnalare alcuni dei punti che ritengo rilevanti ai fini dell'analisi conoscitiva che state svolgendo. Tenterò di essere breve e schematico. Ho consegnato agli uffici la versione integrale della relazione che dovrebbe essere a vostra disposizione e cercherò ora di sintetizzarla per lasciare tutto il tempo alle vostre eventuali e gradite domande. Cercherò di essere veramente molto breve nella descrizione dei punti. In particolare, io volevo, avendo anche visto e letto tutti gli interventi che sono stati fatti nell'ambito di questa indagine conoscitiva, molto interessanti ovviamente, molto dettagliati, io volevo provare a intervenire su tre temi soltanto, che mi pare siano stati soltanto marginalmente toccati. Allora, il primo è l'effetto a medio termine del 5G sul mercato delle comunicazioni, che è un tema che mi sembra molto interessante, cioè co come cambierà il mercato delle comunicazioni con l'avvento del 5G, ovviamente delle generazioni successive. Il secondo punto è relativo ai big data e che io vorrei intitolare viceversa, in titolo velocemente, la centralità degli algoritmi. Cioè ciò di cui vorrei parlare è esattamente questo, che l'intelligenza artificiale e i big data li abbiamo finora presentati come uno tsunami in arrivo, come qualcosa per la quale ci dobbiamo preparare, e viceversa vorrei dire che gli algoritmi che sono alla base sono il vero elemento decisivo, diciamo, sia per la valorizzazione dei dati, sia per l'intervento di intelligenza artificiale, gli algoritmi sono già qua tra noi da almeno 50 anni. E che quindi il problema di affrontare la questione delle competenze, la questione della certificazione della qualità e dirò alla fine brevemente un problema che il nostro paese non ha mai affrontato, cioè quello di fare un monitoraggio dell'uso degli algoritmi in Italia, chi li usa, come li usa. Quali aziende? Usiamo algoritmi italiani, usiamo algoritmi che vengono viceversa sviluppati negli altri paesi. Volevo sottolineare questo punto perché sicuramente andrà fatto nell'ambito della cyber security per tutte le aree che vengono, per tutti i settori che vengono giudicati critici e questo lo faremo nei prossimi mesi e anni. Ma secondo me è molto importante fare questo anche per la pubblica amministrazione, per attività che sono meno critiche o per le aziende in settori che sono meno critici. Quindi questo è il secondo punto. Il terzo punto che volevo toccare era quello dell'effetto del 5G sulla determinazione delle soglie di sicurezza per i campi elettromagnetici, che sicuramente è un tema di vostro interesse, per questo motivo ho voluto dire qual era la posizione della Bordoni. Molto velocemente, nella relazione, quello che dirò adesso in modo sintetico e trattato in modo dettagliato, molto velocemente la prima questione, e cioè quale sarà l'effetto del 5G sulle reti di comunicazione. La dico in modo molto veloce e breve. Il 5G consentirà la nascita di reti di reti e di reti complesse, fatte di oggetti e
e non semplicemente reti di esseri umani collegati fra loro come abbiamo imparato a vedere finora. Quello che accadrà sarà che servizi importanti e significativi struttureranno le proprie reti, costruiranno reti virtuali su reti fisiche, sulle frequenze, sulla fibra, sul rame, su quant'altro serve per sul fixed wireless access, su tutto ciò che è wireless e così via, costruiranno le loro reti per fornire al meglio i propri servizi. Alcuni esempi. Avremo per esempio reti composte di trasmettitori e computer distribuiti capillarmente sul territorio per rendere possibile la guida assistita prima e poi in futuro autonoma dei veicoli. Oppure reti in fibra e wireless integrate da cloud per distribuire servizi video in altissima definizione, quello che sarà il broadcasting del futuro. Oppure ancora reti ad alta copertura, affidabilità e ridondanza, ma non necessariamente ad altissima capacità, per collegare e gestire miliardi di oggetti connessi. Dunque servizi che definiscono reti con le caratteristiche adeguate, le cosiddette slice del 5G, e non più servizi che utilizzano al meglio le reti disponibili. Questa è una trasformazione radicale nella struttura delle reti di comunicazione. Ci saranno reti di reti, le reti di automobili dovranno connettersi con le reti di rifornimento delle colonnine che dovranno ricaricarle, le reti di automobili potranno essere connesse con reti di computer che dovranno elaborare i dati che provengono dalle reti di automobili, quindi un'interazione di questo genere. Qual è il punto fondamentale? Il punto fondamentale è che si assisterà, e questo era il punto mio principale che volevo dire a questo proposito, si assisterà a una scoperta del valore da parte di tutti gli operatori in tutti i settori industriali, che improvvisamente scopriranno che le proprie reti, i propri oggetti, dai lampioni della città di Milano a tutte le infrastrutture del porto di Genova, di Gioia Tauro, oppure alle automobili della Volkswagen o della Fiat, producono dati, possono essere coordinate da algoritmi sofisticati, producono dati che gli algoritmi trasformano in dati di qualità superiore e quindi sono luoghi, sono reti, sottoreti della più generale rete di comunicazione, che devono essere protetti, difesi e quindi sostanzialmente algoritmi e dati interni al dominio applicativo dei vari operatori, che dovranno essere valorizzati e protetti e dei quali bisognerà contrattare la condivisione con gli altri. Questo fenomeno che sto descrivendo è esattamente il fenomeno che porta alla condivisione dei dati che vengono prodotti nei diversi settori industriali. Un'industria, una fabbrica, un porto produrrà informazioni e dati, li elaborerà con i suoi algoritmi, non necessariamente questi saranno a disposizione degli operatori di telecomunicazioni che nel passato erano abituati a dare un servizio verticale e integrato agli utenti finali. Quindi questo è il primo punto. Tante reti separate, questo è molto importante per esempio dal punto di vista degli investimenti. Molti si chiedono chi farà gli investimenti per il 5G, chi spenderà, da dove verranno i fondi, i soldi, le risorse per investire nel 5G? Soltanto dagli operatori di telecomunicazioni? Ovviamente no. L'esempio è gli operatori, un esempio interessante può essere gli operatori energetici, avranno interesse a investire sulle loro reti per gestire i propri dati e collegare i propri oggetti? Sicuramente sì. Le città avranno interesse a collegare i propri oggetti, a generare i propri dati, applicare i propri algoritmi ai propri dati e produrre informazioni? Sicuramente sì. Le fabbriche e così via. Ognuno di questi settori tenderà a generare reti di oggetti, tenderà a metterli in comunicazione fra loro, a produrre valore dai propri oggetti, a scoprire qual è il valore dei propri oggetti e poi eventualmente a metterli in comunicazione con il resto delle reti. Quindi nessuno sarà più utente di operatori verticalmente integrati, come siamo abituati a fare ora, ma tutti chiederanno di comunicare, quindi la richiesta di comunicazione aumenterà e viceversa diminuirà e la possibilità di avere un'integrazione verticale degli operatori. Allora, gli operatori di telecomunicazioni, questa mi sembra un'informazione importante da condividere con voi, non saranno più i soli ad estrarre valore dal collegamento di milioni di oggetti e dallo sviluppo di nuove applicazioni basate sulle reti dei mercati verticali. Al contrario, saranno costretti ad accordarsi con questi ultimi per realizzare le slice logiche della rete 5G.
un accordo e una collaborazione che potrebbe facilitare, come ho appena detto, gli investimenti nel 5G. Quindi non dobbiamo dunque meravigliarci della sempre più diffusa tendenza alla definizione di accordi fra operatori di telecomunicazioni per la gestione comune di fibra, torri e spettro. Sono di questi giorni accordi di questo tipo. E della nascita di operatori wholesale only o di neutral host per la gestione di frequenze e reti virtualizzate. Come conseguenza di queste mutazioni e del carattere strategico dello spettro, sentivo involontariamente l'audizione precedente di Eolo che poneva un problema di uso dello spettro, AGCOM, Governo e Parlamento dovrebbero meglio valutare la qualità e l'utilizzazione dello spettro elettromagnetico in questo momento, avviando accurate analisi degli attuali usi su tutta l'estensione dello spettro, di questa preziosa risorsa, ed evitando le situazioni di sottoutilizzazione, che pure esistono, e di accaparramento, ovvero spettro che viene utilizzato da qualcuno che non ne ha bisogno e ne nega l'uso ad altri che viceversa ne hanno molto bisogno. Insomma, un'attenta politica di gestione dello spettro accompagnata da una presenza propositiva e attiva negli organismi di coordinamento internazionale. Chiudo questa parte dicendo che il 2019 è l'anno della Conferenza Mondiale delle Telecomunicazioni di Ginevra. Nel prossimo novembre tutti i Paesi membri dell'ITU dovranno esprimersi su temi importanti quali le nuove bande di frequenza 5G e l'uso futuro delle frequenze della banda UHF, cioè ciò che in questo momento stiamo assegnando durante la liberazione della banda 700 agli operatori televisivi. Il futuro di queste frequenze verrà discusso a novembre nella conferenza dell'ITU. La voce dell'Italia sarà più forte se sarà coordinata con quelli degli altri paesi europei, ovviamente, ma sarà fondamentale che il Parlamento, il Governo e l'AGCOM si presentino a questo importantissimo appuntamento con un punto di vista che difenda e valorizzi le specificità del nostro Paese. Un convegno che si tiene a novembre richiede ovviamente una partecipazione iniziata molto tempo prima di oggi, diciamo, ma che sarà bene intensificare in questi mesi che mancano. Velocissimamente sull'intelligenza artificiale volevo semplicemente dire, anche per non prendere altro tempo e per rispondere eventualmente a vostre domande, che ciò che conta veramente sono gli algoritmi, vengo direttamente, e le metodologie di ottimizzazione. Non tanto i dati, non è la disponibilità soltanto di dati che è rilevante per costruire ricchezza, per costruire valore. Se andate alla pagina di Google dedicata all'intelligenza artificiale, trovate argomenti come algoritmi e ottimizzazione oppure large scale optimization. Sono argomenti che non vengono neanche toccati da tutte le relazioni che sono state fatte sull'intelligenza artificiale, anche dal rapporto del rapporto Villani o da altre importanti e significativi indagini sui dati. L'attenzione è stata tutta focalizzata sui dati. La mia unica indicazione su questo secondo punto è gli algoritmi sono molto più importanti dei dati. E qualcuno dice i dati sono il petrolio del futuro, mi sembra corretto dire, così come il petrolio grezzo ha meno valore prima della trasformazione, così i dati, anche i big data, sono valorizzati solo quando un algoritmo li utilizza e li trasforma in informazioni di qualità. Sono gli algoritmi il centro del ragionamento, per trovare soluzioni a problemi rilevanti. Saranno gli algoritmi, la capacità di concepirli, farli funzionare e certificarne il comportamento corretto, a creare la ricchezza futura di nazioni e aziende. Confondere la qualità dei metodi di ottimizzazione degli algoritmi con la quantità dei dati a disposizione è un errore che potrebbe avere conseguenze molto negative per il nostro Paese. Quello che voglio dire è che molto spesso quello che accade è che molti problemi possono essere risolti dagli algoritmi anche con gli stessi dati che gli umani, noi, avevamo a disposizione 50 anni fa. Progettare una rete digitale terrestre non richiede big data, richiede la digitalizzazione degli stessi dati che erano disponibili 50 anni fa per la RAI. E questo è facilmente ottenibile. Quello che conta veramente per ottenere un buon risultato, e ripeto, i grandi operatori, le grandi piattaforme ne sono perfettamente coscienti, è la qualità degli algoritmi che vengono utilizzati per trattare questi dati. La mia domanda è: a che punto è l'Italia? Sappiamo qualcosa sugli algoritmi? Questa era la mia provocazione per oggi su questo tema. Non è facile rispondere a questa domanda. Sappiamo tutto sullo sviluppo della copertura in Italia della banda larga. 86,2%, 75,3%. Sappiamo tutto sull'uso di internet da parte degli utenti. Quanto accediamo alle banche, quanto usiamo internet per fare questo o quest'altro. Ma l'indice DESI non ci dà nessuna informazione di qual è lo stato del nostro paese relativamente agli algoritmi.
Ci dice che abbiamo bisogno di ingegneri, per esempio, e di laureati nelle discipline STEM. Vi domando e mi domando e vi dico, secondo voi basta che qualcuno sia laureato in una disciplina STEM per dire che lui è un esperto nella progettazione e nella definizione degli algoritmi? Assolutamente no. È pienissimo di ingegneri che non hanno nessuna competenza, meccanici, civili, delle telecomunicazioni, di matematici, di fisici. Poi la nostra università è talmente brava a formarli che le loro competenze vengono poi facilmente integrate e vengono reinseriti, ma questo è una perdita grandissima in termini di costi, di formazione di persone che teoricamente potrebbero essere formati dall'università. Quindi quello che voglio dire è fondamentale la formazione di specialisti in metodi e algoritmi di ottimizzazione. Non è un problema che pongo, c'è un bellissimo documento della comunità europea sulla matematica, che non viene molto spesso, ma che è fatto veramente molto bene, che sottolinea questo punto, sottolinea che gli algoritmi risolveranno problemi che vanno dalla bioinformatica alla pianificazione delle aziende del futuro. Questo è il tema fondamentale. Non preoccupiamoci soltanto del modo in cui gestiamo i dati, ma preoccupiamoci di avere le competenze per gestirli nel modo migliore. Ultima questione, poi sono pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Soglie dei campi elettromagnetici e 5G. È un tema molto delicato, sul quale bisogna essere molto precisi e voglio essere molto preciso. La Fondazione Bordoni in passato si è occupata di questo tema e l'ha fatto sempre a un livello altissimo di qualità e di cura, diciamo, tecnica. Però la vera domanda che forse alla quale voi siete interessati è cosa succede con il 5G. Il 5G migliora, peggiora la situazione, ci consente di guardare meglio a questo tema o di guardare con più preoccupazione a questo tema. Allora voglio dire tre cose velocissime, veramente velocissime. Primo, la realizzazione di reti 5G prevede un significativo aumento dei trasmettitori e una loro distribuzione più fitta sul territorio. Ovviamente sto parlando delle reti 5G progettate per trarre il massimo vantaggio dalla qualità del 5G. Questa densificazione della rete aumenterà la disponibilità di trasmettitori vicini agli utenti e consentirà di tenere basse le potenze di cellulari e trasmettitori. Molto semplice da dire, si possono fare dei calcoli molto precisi. La densificazione migliora la situazione per quanto riguarda le soglie. Secondo punto, è certamente vero che la trasmissione a velocità più elevate, 1,10 gigabit secondo, prevista dal 5G, richiederà una maggior potenza in ricezione per garantire la necessaria energia per bit a parità di rumore. Scusate il termine tecnico, vuol dire semplicemente che all'aumentare del bit rate deve aumentare la potenza che io distribuisco. È un problema, ma questo è un problema che il 5G ha risolto prima di proporsi e l'ha risolto con le cosiddette antenne adattative, con le cosiddette antenne MIMO e così via. Sono antenne che ovviamente consumano energia, ma la consumano per usare intelligenza e usano l'intelligenza per concentrare il fascio soltanto lì dove serve. E quindi, frase che ho sottolineato nei miei appunti, limitando la potenza al valore necessario per raggiungere l'apparato utente. Questo è un punto fondamentale, l'intelligenza delle reti 5G interviene in prima persona per aiutare a risolvere il problema dell'inquinamento elettronico. No, non va della definizione delle giuste soglie per i campi elettromagnetici. Ultimo punto e finisco. Le frequenze millimetriche, le cosiddette 24 GHz, per i quali molti si preoccupano perché dicono sono frequenze sulle quali non abbiamo mai sperimentato, assegnate infatti per la prima volta, in effetti no, perché come vi ha appena detto Eolo, loro le utilizzano già, ovviamente utilizzano frequenze millimetriche, però insomma sono state assegnate nell'asta recente, quella dei 6 miliardi e mezzo di euro, sono le meno pericolose tra tutte le frequenze finora utilizzate. Infatti, secondo le linee guida dell'ICNIRP, ma secondo in generale la fisica, diciamo, quando la frequenza dei campi elettromagnetici aumenta, l'esposizione del corpo, sto citando l'ICNIRP in questo caso, l'esposizione del corpo e il riscaldamento risultante diventano più superficiali. E oltre i 6 giga, circa l'86% della potenza viene assorbita dalla pelle. E ovviamente questo vale tanto di più, cioè la penetrazione nel nostro corpo è tanto minore, fino a 0,2 mm nel caso dei 300 GHz,
mano a mano che andiamo verso frequenze più alte. Quindi comunque dopo i 6 giga e dopo sicuramente dopo i 10 giga non c'è una penetrazione superiore a quella della nostra pelle, ma comunque all'aumentare della frequenza questa penetrazione diminuisce ulteriormente. Perché è importante dire che la penetrazione è soltanto a livello della pelle? Perché il calore è più facilmente rimosso, cito ancora l'ICNIRP, dal corpo quando è superficiale, perché è più facile che l'energia termica si trasferisca all'ambiente attraverso convezione. Ovviamente questo è un aspetto fondamentale, tecnico, che va tenuto in conto per rispondere a tutti coloro che dicono che le frequenze più alte sono le più preoccupanti. No, fortunatamente le frequenze più alte sono le meno preoccupanti. Ovviamente, voglio dire con forza a questo punto, tutto dipende da una buona progettazione dei trasmettitori, una buona progettazione delle reti. Se io decido di utilizzare una rete 5G e decido di utilizzarla come se fosse una rete 2G, teoricamente potrei farlo, come se fosse una rete 3G, oppure prolungo molto a lungo un periodo di transizione nel quale dal 4G passo al 5G, che probabilmente ci sarà, allora bisogna essere molto attenti. Io ho parlato del 5G propriamente e correttamente implementato e su questo dobbiamo essere tutti molto attenti. Grazie. Grazie a lei, Presidente Sassano. Chiedo se ci siano interventi da parte dei deputati. Collega Bruno Bossio. Bene, grazie per l'intervento, come al solito sempre molto interessante, illuminante. Aspettiamo di avere la relazione, adesso gli uffici ce la faranno avere, così approfondiremo e in particolare possiamo usare, diciamo, tutte le questioni affrontate nell'ultimo punto, perché lo diceva prima il collega Capitanio, ci sono una serie di iniziative direttamente sui nostri comuni che sono allarmati, diciamo, per questa cosa. Quindi avere una risposta scientifica, io l'ho chiesto anche a quelli di Confindustria Digitale, può servire, perché lo ribadisco ancora una volta, io sono convinta che, fermo restando la vigilanza che deve fare soprattutto il governo sulla progettazione, mi sembra incredibile che si possano porre dei problemi dopo che è stata fatta l'asta e lo Stato ha incassato tanti soldi. Voglio dire, il problema tutto al più lo si poneva prima di fare l'asta, quindi adesso bisogna affrontare la questione. Quindi io invece mi voglio soffermare soprattutto sul punto degli algoritmi, perché sono d'accordissimo che il tema sono gli algoritmi e non la quantità dei dati. Però c'è un bel libro che io condivido molto di Stefano Mannoni, che è Il monopolio degli algoritmi, che ci fa però capire che questi algoritmi, ammesso e non concesso che un ragazzo diventa un super esperto di algoritmi, questa formazione che io auspico in generale nelle competenze digitali, perché da noi mancano anche gli sviluppatori, i programmatori, quindi ancora di più la formazione sugli algoritmi. Poi, dove lavoreranno? Perché ad oggi l'algoritmo, chi lo usa? Sicuramente lo usa Google e ci massacra, nel senso che noi leggiamo sulle prime pagine di Google, quando facciamo una ricerca, solo quello che l'algoritmo di Google ci fa leggere come più importante, magari non è la cosa più importante. Faccio un esempio, io ho cercato, scusate per i colleghi della Lega, ho cercato decreto sicurezza bis e ho trovato tutta una serie di cose positive. Poi ho dovuto metterci un aggettivo per trovare altre, diciamo, definizioni. Quindi Google ci rappresenta in prima istanza con l'algoritmo quello che decide. Ma in Italia chi potrebbe essere l'azienda che assume il super esperto di algoritmi? Questa è la domanda. La seconda è importante, io penso di sì, però volevo un supporto anche, diciamo, più scientifico, abituare i ragazzi con lo studio del coding fin dalle elementari per, diciamo, arrivare naturalmente anche più velocemente poi con quelli delle generazioni precedenti a questo pensiero computazionale che può effettivamente spingere di più non solo verso le facoltà STEM ma anche verso, diciamo, la formazione su questi temi così complessi ma fondamentali. Grazie collega Bruno Bosso, c'era il collega Romano.
Sì, grazie Presidente. Ringrazio il professor Sassano ovviamente per la sua esposizione, è stata molto chiara. E volevo chiedere una cosa sulle emissioni elettromagnetiche, visto che i detrattori del 5G spesso un argomento che tirano fuori è quello che il 5G si andrà a sommare alle emissioni delle altre reti di telefonia mobile, quindi questo comporterebbe comunque un aumento, anche se abbiamo, come abbiamo sentito poco fa, il 5G è nettamente migliore rispetto alle reti precedenti. Quindi volevo sapere se voi come fondazione avete anche uno studio che prevede o avete fatto delle ipotesi sulla previsione di chiusura delle vecchie reti e quanto potrebbe andare avanti questa migrazione dal 3-4 al 5G. Grazie collega Romano, se non ci sono altri interventi do la parola al professor Sassano. Ah, collega Liriguzzi, prego. Oh, grazie per l'esposizione che giudico molto chiara ed è stata focalizzata su punti che effettivamente abbiamo trattato in queste audizioni in maniera un pochino meno profonda. E, riguardo agli algoritmi, credo che sicuramente l'autorità che può fare questa indagine sarà, e auspico che sia l'Agicom nel prossimo settennato e che si focalizzi anche su nuove tecnologie emergenti, perché lì evidentemente c'è stato un pochino di non è stato colto appieno l'importanza e l'opportunità che si poteva avere facendo uno studio sugli algoritmi, ma anche su intelligenza artificiale e su altri temi. Riguardo, in realtà volevo fare una domanda che guarda più, guarda in un certo senso al passato, quindi discostandomi un po' dalle altre, perché credo che nel prossimo futuro avremo un cambiamento, come lei ha anticipato, relativo anche al mondo della televisione, perché chiaramente qui in Italia dal 2022 cambieremo la modalità di cambieremo i decoder, cioè ci sarà una modalità diversa di trasmissione sul DVB-T2, però è chiaro che il futuro della televisione oltre il 2030 al momento è un punto interrogativo che sarà interessante capire, proprio in relazione poi all'aumento della capacità della fibra ottica, di internet e delle nuove tecnologie. Forse anche una riflessione magari nei prossimi tempi di questo e anche in relazione poi a quello che è poi il servizio pubblico, perché anche il servizio pubblico non solo in Italia ma in tutti i paesi europei si dovrà inserirsi in questa sfida che secondo me è molto importante. Che diciamo ipotesi si possono fare al riguardo, così un pur parlé. Grazie collega Liuzzi, do la parola al presidente Sossano. Prego. Allora, intanto il punto fondamentale sugli algoritmi è che sono già tra noi, ma dovunque. Cioè non è soltanto, io leggo da qualche parte l'algoritmo di Google, ma non c'è soltanto l'algoritmo di Google. Noi siamo immersi, quello che ha deciso, scusate se faccio un esempio, ma quello che ha deciso l'assegnazione dei professori alle cattedre o gli algoritmi che decidono, per esempio, è un punto fondamentale, un tema di grandissimo interesse, è quello dei trapianti in questo paese. Ci sono, anche in quel caso, c'è un problema di matching, cioè bisogna accoppiare donatori e persone che hanno bisogno. Questo è un tema che a livello internazionale è studiatissimo, vengono studiati algoritmi sofisticatissimi per risolvere problemi di questo tipo, che hanno ovviamente una ricaduta di tipo sociale, di tipo etico, enorme, gigantesca. Ripeto, gli algoritmi sono dovunque. La mia grande preoccupazione di oggi era dire che parlare dell'intelligenza artificiale come qualcosa che arriverà nel futuro è sbagliato. L'intelligenza artificiale è qui da 50 anni. Se avete visto le scene, lo scrivo nel mio appunto, ma se avete visto le scene dell'atterraggio sulla Luna, l'algoritmo dice al centro di controllo di Houston c'è un problema e il centro di controllo non ha nessuna idea su quale sia il problema. L'ingegnere dice, ho visto che l'altezza continuava a essere quella giusta, la velocità continuava a essere quella giusta, coincideva con la mia, e gli ho detto vai avanti comunque. È 50 anni fa la prima decisione nella quale uomo e algoritmo hanno interagito fra loro e alla fine hanno deciso
per scendere, ma poteva essere anche la decisione sbagliata. Quindi gli algoritmi ci sono. La seconda questione è: ma sono qualcosa che non ci riguarda, non ci interessa, interessa dove lavoreranno i nostri giovani. Ecco, un altro punto fondamentale che ho scritto nei miei appunti e troverete nella mia relazione è: di solito noi poniamo il problema del 5G, degli algoritmi, eccetera, come qualcosa di relativo a una minoranza preoccupata di questioni super tecnologiche e che non interessa al cittadino comune. Io capovolgerei la questione. Secondo me il cittadino comune, posto di fronte ai problemi che deve risolvere tutti i giorni, i tempi di accesso e di lavorazione in un'officina, gli orari di prelievo della nettezza urbana in un qualunque comune italiano, potrei fare un miliardo, ne faccio una decina, diciamo, nella mia relazione, un miliardo di esempi di problemi che i cittadini italiani conoscono benissimo e li possiamo spiegare al meccanico in maniera altrettanto dettagliata di come lo spieghiamo a un sindaco o a un'altra persona qualunque. I problemi esistono, la necessità di avere soluzioni efficienti è sempre più diffusa, migliorare la propria capacità di vendita, migliorare i propri tempi di produzione e così via, sono tutte cose sui quali gli algoritmi possono intervenire. Il problema quindi è che questa percezione nei cittadini esiste, è facile riscontrarla. Tutte le volte che si parla con qualcuno che ha un problema, dice: ma guarda che quel problema potrebbe essere risolto così. E molto spesso non si vede disintermediato da questo, ma si vede aiutato dalla soluzione algoritmica. A questo punto uno dice: che cosa manca? Mancano le persone in grado di risolvere i problemi della società, perché siamo già pronti a farlo questo. Non dobbiamo aspettare l'intelligenza artificiale per fare questo. E queste persone potrebbero essere i nostri giovani. Dove andranno a lavorare? I luoghi, ovviamente, come ho appena detto, sono moltissimi, ma uno dei punti fondamentali è che dovranno inventare aziende nuove. Io sono stato ospiti di una società a Roma che si occupa di traduzioni, una piattaforma, una delle migliori piattaforme del mondo nel settore delle traduzioni, e lo fa utilizzando tutti gli strumenti algoritmici possibili, anche le reti neurali e quant'altro, è fatta da italiani che hanno studiato questo problema e che adesso sono una grande realtà internazionale. Noi dobbiamo spingere fortissimamente perché siano queste le direzioni che i nostri giovani prenderanno in futuro. Ovviamente le nostre aziende non li assumono, no? Non si rendono neanche conto di aver bisogno di qualcuno che risolve problemi di questo tipo, ma questo è davvero il nostro problema. È quello che dico ai miei studenti quando inizio la prima lezione: voi siete il virus, non siete coloro che devono entrare nel corpo nel quale andate per farlo vivere meglio, voi lo dovete far vivere male, dovete andare lì e dire: noi siamo in grado di risolvere questo problema per la raccolta dei rifiuti nella mia città, Roma. Come viene risolto in questo momento? Quale algoritmo lo risolve? E queste informazioni non ce le abbiamo né sugli indici DESI, non le leggiamo da nessuna parte. C'è l'assoluta necessità che qualcuno vada a guardare, è il mio appello, diciamo, su questo. Gli algoritmi già esistono, li usiamo, molte volte li facciamo malissimo, sono inefficienti, molte volte ci vengono fatti da paesi stranieri, il software che serve per valutare la qualità delle reti digitali terrestri, di simulazione, eccetera, è un software tedesco, fatto da una grande società tedesca. Abbiamo noi le competenze per farlo? Sì, fortissime competenze. Ci siamo mai organizzati per avere del software? Noi siamo gli eschimesi di quell'igloo, diciamo, siamo coloro che lo sanno fare meglio. I problemi nostri di telecomunicazioni li spieghiamo noi ai tedeschi, per esempio nel caso delle frequenze televisive, li spieghiamo noi agli altri, perché viviamo in un mondo complicatissimo da questo punto di vista. Eppure non c'è un'azienda italiana forte in questo settore. È una nostra carenza, è una nostra grave carenza. Televisione, finisco. Sì, scusa, no. Elettromagnetismo e vecchie l'onorevole Romano. È la cosiddetta fase di transizione. Io ho detto, a regime il 5G migliora tutto. Come al solito bisogna stare attenti alla transizione. Quindi il fatto che lei abbia sottolineato questo punto mi sembra fondamentale, perché come dicevo io alla fine del mio intervento, la transizione deve essere controllata, verificata, simulata. Dobbiamo avere tutte le informazioni sui nostri... Dobbiamo avere un database dettagliato su tutte le nostre antenne, dove sono, ce l'abbiamo, va approfondito, va utilizzato, e a questo punto il 2G, il 3G. È facile cancellarlo e passare alle generazioni successive? Non così facile, perché adesso per esempio il 2G lo stiamo molto utilizzando per un internet delle cose, chiamiamolo così, di prima generazione.
È in arrivo l'internet delle cose del 5G, ma noi abbiamo l'internet delle cose gestito dal 2G. Spegnere il 2G oggi creerebbe gravissimi problemi ai sistemi d'allarme delle case e così via. Quindi è un problema di transizione non banale che va affrontato ovviamente conoscendone tutti gli aspetti. Quindi dici siamo già pronti, ha detto siamo già pronti per fare questo come Fondazione Bordoni. No, non è che abbiamo già lavorato su questo, però siamo coscienti del fatto che questo è un problema significativo e prontissimi ad affrontarlo se qualcuno ci mobiliterà su questo. Finisco la televisione. Ovviamente utilizzare le frequenze per trasmettere in modo monodirezionale da un unico trasmettitore a milioni di persone ovviamente è un modo molto conveniente perché evita la trasmissione uno a uno. Certamente è molto più efficiente della trasmissione uno a uno che farà la rete in fibra, però quando la capacità delle reti in fibra e delle reti di quinta generazione, perché insomma parliamo del 2030, forse dovremmo parlare anche di sesta generazione, sarà in pieno funzionamento e allora quello sarà il canale privilegiato per la distribuzione, ovviamente. Quindi la questione dei contenuti diventerà la questione fondamentale, non più l'integrazione verticale, ho la mia frequenza, blocco il mio mercato, ma una competizione molto più estesa, ne vediamo già i sintomi. Secondo me Netflix è semplicemente una specie di esploratore, diciamo, in questo mondo. Adesso stanno per arrivare quelli che veramente lavoreranno in questo settore, Disney, Apple, la stessa Amazon e così via. E qui ci sarà una gigantesca produzione di contenuti, quindi questo sarà un tema fondamentale, quello della produzione di contenuti, ma dal punto di vista della distribuzione sarà una competizione molto più ampia della competizione che avevamo prima, dove per limitare la competizione era sufficiente avere l'integrazione verticale e il controllo dello spettro. Penso di aver risposto alle interessanti domande. Bene, se non ci sono altri interventi, ringrazio il professor Sassano. Un'ultima cosa. Certo. Giustissimo l'osservazione sull'ACCOM per quanto riguarda il futuro. Fondamentale il fatto che l'azione debba essere ex ante, ma realmente ex ante, nel senso che bisogna intervenire su questi temi prima che, non bisogna essere i pompieri che vanno a spegnere l'incendio, ma bisogna essere i vigili del fuoco che intervengono precedentemente per vedere se tutti i sistemi sono a posto e se in caso di incendio non accade più nulla. Questo è un lavoro estremamente complicato perché richiede una prefigurazione di quello che sta per accadere. Qualcuno potrebbe obiettare è un modo per agire sul mercato e per spingere in una direzione piuttosto che in un'altra, cosa che i regolatori si sono sempre in qualche modo rifiutati di fare, cioè la politica industriale. Hanno sempre detto noi interveniamo soltanto quando il mercato non ce la fa da solo. Attenzione, perché questo mondo dello sviluppo di internet è un mondo ad evoluzione rapidissima. Dicevo recentemente, nel 2005 non esistevano aziende che in questo momento dominano il mondo. Quel tipo di regolazione deve essere fatta ex ante e per fare una regolazione ex ante bisogna avere delle competenze molto sofisticate che sono più o meno equivalenti a quelle del mondo della industry, diciamo, che deve essere regolata, e su questo l'autorità dovrà fare molto di più. Penso proprio di sì. Ringraziamo il professor Sassano per questa interessante audizione. Grazie e dichiaro quindi conclusa l'audizione.